Buongiorno a tutti e bentornati qui in live. Oggi sono qui su Transport Fever 2. Siamo qui a... Guardate qua, c'è un treno che sta entrando in stazione. Ovviamente il lag della città è enorme, si fa sentire qui in questa zona. Ecco qua. Magari si riprende. Ecco qua, si è ripreso un po'. Mercitalia Rail. Un po' di container abbiamo. Questo lag penso sia dovuto al fatto che la mia RAM, che sono 16 GB, non bastano per il gioco. Già, cioè, tanto vi faccio capire quanto c'è bisogno per far girare un gioco con così tante mod in giro che si muovono. Vediamo un po' quanti binari sono utilizzati in questa stazione. 1, 2, 3 solo e basta. Mamma mia che spreco. La città gli viene fornita la roba necessaria per sopravvivere? Punto di domanda, vediamo un po'. Questo gli arriva, questo gli arriva, perfetto. Poi qua giù a sud gli arrivano? Il pane gli arriva? Gli arriva, da dove lo mando il pane? Da dove arriva il pane? Boh. Ah, aspetta, questa qui produce, produce. Il pane da dove gli arriva? Scusate, oh. Ma sto pane? Veramente? Ah, arriva da qua, mi sa sempre. Sì, da qua mi sa sempre arriva. Che lo produco qua giù, mi sa. Esatto. Col treno arriva qua sotto e arriva qui giù. Sì. Ok. Qui mi sa che arriva qua. Esatto, sta linea qui arriva laggiù. Esatto. Capito, mo, capito. Ma dove sono tutti questi camion? Sono 9. Cioè, ne clono uno, però 10 ora. Li sostituisco tutti nuovi, questi anche magari. Undici pure questi, ma che cazzo. Boh, io non so. Tutti belli puliti nuovi sono ora. Perfetto, gli autobus ci stanno qua. Circolano senza problemi. Ecco
Perfetto, allora. Qui. Perfetto, qua abbiamo sempre troppe persone che aspettano quello, ma arriveranno i treni dell'alta velocità, non c'è da preoccuparsi, già ce n'è uno qui fermo. Vabbè, sì, se la cavano. C'è bisogno che stia qui a controllare tutto. Più che altro, vediamo se c'è, se è diminuito il traffico lì. Oddio, si è bloccato tutto, noi. Qua il traffico è diminuito? Sì, è completamente sparito qua. Perché avendo fatto sta modifica qua adesso col binario cache, vediamo se non viene neanche usato, però vabbè. Deve fermarsi per forza, che ora. E dà la precedenza a questo. Non dovrebbero toccarsi. Madonna, che pelo. Che pelo che fanno. Autosave. Detto questo, ora e pure questo qua ora. E parte pure questo qua. Questa è la precedenza, questo si fermerà qua. Questa è una delle parti più trafficate di tutte, un sacco di treni passano qua. Tanto partirà tra poco pure questo qua per andarla giù.
Appena subito esce dalla stazione, appena passa quel semaforo là. No, invece a parte questo, e niente. Si formerà un sacco di traffico di nuovo qua giù. Vabbè, comunque come obiettivo oggi dobbiamo collegare una città. Dobbiamo collegare questa qua comunque. Non mi ricordo come si chiama esattamente. La parte di questa qua è ancora tipo arretratissima, questa città qua. Che c'è qua sopra, che adesso carica qua. Perché abbiamo solo un treno che arriva e basta, con quattro binari, una linea sola che va di qua. Arriva qui. Boh. Però comunque, vabbè, un po' di traffico mi dicono, giusto un po', sì. Comunque adesso colleghiamo questa stazione, la città qua, facendo una stazione qui, così. Magari colleghiamo in modo che arrivi un treno da qua e un treno che faccia, che va qua su. Abbiamo qualcosa magari che si collega qua. Comunque sì, lo facciamo qui così la stazione. Binario morto. No, anzi no. Facciamola così, molto più easy. Qua così. 160 metri, perché non penso farò chissà cosa. Qua così, perfetto. Va bene. Facciamo un collegamento, una stazione, una linea che parte da qua e va di qua. Facciamo arrivare tipo qua giù e facciamo scendere nel binario sotterraneo. Ok, forse è meglio che facciamo il secondo, il quarto, cioè il quattro binari, però c'è un piccolo problema, ma come facciamo a dire ok, modifica? Cioè, confermare. Non si può modifica. E quindi dobbiamo cancellare tutto. Non ci sta nessun treno qua sotto che sta passando, no? È la sua. Ci tocca cancellarla. E rifarla.
Dovrò rompere sti binari qua. Pensate voi per quanto, per una città non collegata, quante modifiche bisogna apportare. Quante? Pensate un po'. Comunque, qui portiamo questo. Perfetto, qua arriva, quindi la stazione si è ripresa qui. Vediamo. La terza la mettiamo nel binario. Mio Dio, me l'ha messa qua sopra, l'ha messo veramente. No, 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 aiuto. Oh, che palle, che bug, mamma mia. Nini, no. Togliamo questa, la 3, la mettiamo alla stazione sottoterra. Ola. Qui, perfetto. E tac, e parte ora. Questo qui che si trova qua, indietro e avanti. Questo qui. Ok. Partire. Dobbiamo tornare qua giù ora. Collegare le strade. Qui torna anche la linea degli autobus. C'erano? Sì. Qua. Ora hanno già fatto così. Vediamo un po'. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, non passavano per di qua. L'altra passava di qua. 8. No. Un serpentone facciamo perché non costeggia la montagna. Qui magari la passiamo così.
Perché lagga. Ok. Non tirare qui avanti, esatto, e poi qui. Ok, qua magari un ponte addirittura. No. Qua, qua, tac, tac. Ok, io direi che facciamo magari tipo parte da qua, fa il giro di qua, entra qui sta linea e arriva qui sta stazione qua, Einstead. Qui sono tre binari, quattro binari, quindi non... Questi qui non sono ancora utilizzati tutti. Perfetto, quindi passiamo qua, passa qui e poi tipo qui si separa. Qui si separa e taglia qua. Io devo tirare dritto fino a qua giù, vediamo cosa fa. E beh, si può fare. No, no, siamo un po' più bello. Rimaniamo così su. Costeggiamo la montagna. E poi qua scendiamo per arrivare a Jewel, sotto il fiume. Oh, è troppo presto pure qui, vabbè, intanto facciamo così. Tiriamo avanti pure questo. Qua. Esatto, iniziamo a risalire qui. Perfetto. Stai con su grossi stupardi coglioni. Che stress sta cosa. Non voglio il tunnel.
Voglio stare solo fuori. Ok, l'abbiamo fatta. Ho un sacco di segnali nuovi qua, a provare. Mettiamoli un po' tutti, dai. Vediamo un po' come sono. Dai. Perfetto, allora direi che possiamo già fare la linea. Qui, poi qui, giriamo qua sotto, arriviamo qua su e poi scendiamo qui sotto. E adesso faccio subito il binario nuovo perché... Ok. Ciao Demi. Come va? Tutto bene io. Oh, mamma mia. Tutto bene. Che mi racconti? Qui, terminal 3. Perfetto. Sì, ovvio che mi dava l'errore, era certo, guarda. Allora io gli do questo qua, col binario. Perfetto. Poi quando torno indietro, ora 5, 6, 7, 8, perfetto, così fa il doppio binario. Ok, doppio binario, doppio binario. No, ieri non ho loggato, dammi, no, ieri non avevo molta voglia, quindi non sono loggato ieri sera. Giallo, e poi qua a sinistra, perfetto. Ma come si chiama sta città però? Qua, portami qui. Perfetto.
Eh sì, ieri sera proprio non c'avevo voglia di loggare perché mi annoia abbastanza fare il medico, quindi boh. Dipende dalle giornate. Vediamo se abbiamo qualche bella Dripwagen da mettere. Come sono lunghi questi? 98 metri, no? Six Thailand. Questo è 147. Altrimenti cosa abbiamo? Questo quanto è lungo? No, no, no. Vediamo un po'. Questo come sarebbe? Lungo 99 metri, minchia, è piccolo. No, no, cioè, non lo so. Cioè, non ne sono ancora, non so ancora cosa fare. Continuo con i medici. Vedo un po' come, se proprio vedo che mi annoio tanto, tanto. A sto punto lascio, sì, però per adesso rimango. 75 metri. Sì. Aspetto un po' che magari col diminuisca un po' lo staff medico, esatto, così quando c'è diminuisce un po' lo staff medico si lavora un po' di più. Poi tra qualche giorno ho visto che c'è qualcuno che va in ferie, quindi magari la possibilità che ci sia un po' più lavoro ci sarà forse, quindi non c'è niente di carino da mettere. Questi qui sono troppo urbani. Questo è l'unico, se no me la creo. Passeggeri. Potrei crearmi i treni anche. Questo no, non ho niente di Trenitalia. Questo no. L'ho già fatto. Il metronome potrei fare, o questo qui. No, non adesso. Questi cosa sono? 120, troppo lento. Questo 200 però. Questo è bello. Basta dirlo ad Evan. Guarda, ci conto, però non adesso. Magari più avanti. Questo mi faccio un treno così. Via. Cancella questo. Grazie. Allora, mi faccio questo qua davanti. 1, 2, 3, 4, 5. No, non ci sta. E la locomotiva. Fretta. No, lenta. Una che assomiglia a questo colore verde, così. Ecco questa qua. Facciamo 4 treni. Via. Ma sì, infatti io aspetto un pochino, infatti loggo la sera solo, loggo solo la sera se ho voglia di loggare, se non ho voglia non loggo proprio e tengo duro, aspetto un po' e sì, poi diminuirà, vedrai. Vedremo, vedremo. Velocità massima 140 km/h,
Ok, ho collegato pure quindi la città lì. Vedremo un po' come va il tutto. Poi. Tanto avrà aspetta sempre Emily, lo so questo. Questo lo so. Sta sicura che questa cosa la so. E mo devo scendere qui sotto, quindi devo fare un po' così. Sì, è in tedesco. Eh sì, è in tedesco. Quanto cazzo è ripido sto posto, mamma mia. Per scendere a sta città, mamma mia, ho fatto sto giro qui. Vediamo un po', ma cioè, non riuscivo a fare una cosa del genere. No. Ottimo, tutto ottimo. In tedesco comunque sì, perché non c'è in lingua italiana. No, niente, niente, Totò sta sempre con me qua. Mi segue, impara da me un po' a scaricare le mod, così cosa, cioè, guarda da me che mod scaricare e poi le scarica pure lui. Niente di che. Prende spunto un po' da me, Totò. Autosave. Ce la farò. Ce la possiamo fare, dai. Ce la possiamo fare. Cos'è che ha ora su salvataggio che non funziona? Ok, salvato.
Tropico, ti dico la verità, non l'ho mai provato perché non ho mai avuto possibilità di prenderlo, cioè mai avuto possibilità di provarlo, cioè non... Cioè ora che ci penso, cioè potevo provarlo tranquillamente senza problemi, ma non l'ho mai fatto, non so perché, infatti, boh, cioè... Un giorno magari trovo un video e me lo guardo perché non l'ho mai, diciamo, notato, cioè proprio... Craccalo e provalo. Vedo, infatti perché, cioè... Come gioco potrebbe ispirarmi, perché so che c'è un gestionale. Però vedo, magari lo provo, magari lo provo. Dove stai? Qua. Perfetto. Mamma mia, guardate qua. Che cacchio di linea ho creato, mamma mia. Faccio una cosa un po' diversa ora, una cosa tipo così. Oh cazzo, mi chiamano, arrivo subito. Ok, sono due giochi che faccio quando sono in relax. Sì, ma anche io gioco sto gioco qua di mattina, più che altro per stare un gioco un po' tranquillo. A portare il live così per giocarlo con voi, cioè io lo porto, no, potrei anche non portare live perché non porta, cioè non mi porta spettatori, cioè capisci? Però lo porto il live giusto così per giocare, al massimo porto qualcosa perché poi dopo lo carico anche su YouTube è un po' più seguito come gioco questo. Cioè perché qua diventa una live la mattina, su YouTube è completamente una serie, cioè proprio una... È una serie di episodi su YouTube per me, sul mio canale questa, quindi qualcuno magari la segue e se li guarda tutti. Come c'è chi tipo mi segue solo su YouTube o solo su Twitch, quindi è una cosa così. Va bene, ci vediamo, buon pranzo, eh. Quanti cazzo di segnali c'ho? Facciamo degli incroci così. Ciao Totò, come va? Oggi visto ho fatto una nuova linea qua. Oh, ok. Come si sente pianissimo? E devi alzarmi tu perché io il volume ce l'ho alto. Devi alzare tutto, toh. Perché De Millebon mi sentiva. Ah, alzami tu, toh.
Oh, ok, perfetto. Intanto si bugga la live, Totò. Perfetto. Su, qua su, qui c'è piccoli dei punti di incrocio qua. Allora qua ce l'ho già automatici qui. Qui qui anche quando lì si rientra non ce l'ha qua. Qui. Che problema c'ho? Ah. Capito, capito, perfetto. Ora ce li ha tutti i binari di manovra, così tutti i binari di precedenza. Perfetto. Che gioia, stiamo a fare qui, non danno collisioni. E niente. Tanto non ho bisogno qua dell'elettricità. Ok, ora mettiamo quindi diesel e ci andiamo a mettere su un sacco di roba bella bella. FCU manca, no? Ci mettiamo queste qua ora. Ok. I diesel, ma queste qua, ecco la mettiamo in tripla. Autosalvataggio. Non inquinare. No, questa devo farla un po' a diesel. Questa qua la faccio a diesel perché ci sta. Cioè, volevo mettere questo trenino qua che è molto bello di Trenitalia e ci sta come treno, quindi volevo metterlo. Mettiamo due in tripla e una e due isolata. E due isolate, mettiamo tipo una in tripla e poi mettiamo questa qua che è isolata. Ah, aspetta, no, mi togliamo questo un attimo. Via. Allora, anzi, no, vabbè, no, mettiamo, teniamola questa qua, tripla, teniamole due. Due. Perché mi si bugga poi? Poi dopo mettiamole qualche FS 061 isolate. E apriamo. Due pure queste qua. Perfetto. Treno regionale. Il rail del
Eccolo qua. FS. Trenitalia. Perfetto. Velocità massima che si tiene qui sono 150 km. Madonna mia, velocissimi, 150 km orari. Velocizziamo un po' il tempo. Ma perché non va? Non va, non si velocizza il tempo. Vabbè. È pari da questa. Insettato subito. No, perché voglio fare usare la ferrovia. Perché se tengo la strada molto trafficata, la gente inizierà a usare il treno per andare con lì su in quella città lì. Quindi vedrai che funzionerà la tattica. Tac, tac, tac. Guarda, adesso c'è la linea degli autobus qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mettiamoli sull'autobus. Passeggeri. Attacca, perché no? Allora. Mettiamo i Solaris, ci ritrovo. Sono buggati quelli, vabbè. Non ci stanno, no, perché? Avevo scaricato giù dei Solaris italiani, no? Però funziona solo questo che non lo voglio, cioè è brutto, non esiste. Un telefono nuovo cerchi? Buona fortuna. A trovare uno che ti piaccia. Mettiamo questi, va. 5 di questi snodati. Plum. Si fa così. O crasha. Ok, fatto. Perfetto, vediamo un po'. Vediamo un po' come funzionano qua, vediamo un po'. Così quasi vai a comprarlo ora, ma come? Che cellulare hai ora tu? L'S7 mi hai detto, giusto?
Adesso lo tiriamo fino al massimo. Allora ti conviene andare a comprarne uno nuovo allora a sto punto. Ai, abbiamo un'auto. Abbiamo qualcuno davanti qua. Dai, qua. Ti compri l'S20, quindi? Senti come da gas, senti, senti. Devo rallentare e ora il semaforo rosso. E ora c'è un po' di coda perché all'inizio c'è un po' di coda perché adesso qua sono tutti i treni uno dopo l'altro, quindi aspettare un po' che si mischiano in giro per la linea. Quindi cosa ti prendono dopo? S20 o S10? Posto c'ha questo trovo qua, 57 posti c'è. Sarebbe l'S. Ma che salita che c'è sta qua, oh, guarda. S10 Lite, praticamente. È una cosa che i treni con motore termico, motore diesel tirano bene, va in salita. Ora c'è un curvone qua.
l'incrocio, probabilmente abbiamo l'incrocio qua. Sì, probabilmente qui sì, dobbiamo rincrociare un treno. Invece no, abbiamo il verde. Al prossimo incrociamo. Trattorano? In che senso trattorano? Regime basso medio. Qua per forza devo incrociare, perché sennò non c'è più posto dove poterlo fare. Eccolo, infatti, da dove deve scendere. C'è un po' di traffico, perché abbiamo un treno qua che è fermo. E poi c'è questo qua che sta scendendo ora. Quindi questa gente, questo qua quanta gente c'ha sopra? Due. Perfetto, magari così diminuirà un po' il traffico. Se iniziano a prendere il treno qui. Questo lo usano? Dai, questo per ora è vuoto. Ecco qua, parte. Ah no, mi sa che c'è il verde questo qua, già. Poco vogliamo sbucare sto treno qua. Dietro le montagne, da laggiù. Dietro gli alberi, dalla collina, vediamo cosa di blu e grigio e uscire. Eccolo. E poi partiamo pure noi. Quello sta scendendo? No, ancora lì fermo, eh.
qua si fermano. Sono curioso di sapere a che velocità raggiungono massima in discesa quando c'è tutta pulita la strada. Qui dicevo arrivano quasi a 100. Però qua mi sa che deve rallentare per entrare nel binario di manovra qua di incrocio. Ah no, lo fa a 100. Fatto. Vediamo se arriva qualche persona qua ad aspettarlo. Sì, questo qui sì, qualcuno lo aspetta. Comunque dai, diciamo, la velocità di 100 km la raggiungono così in discesa. Dai. C'è anche gente che le prende. Perfetto. La modalità foto non esiste. Mi sa che è solo una mod, mi sa. Esatto. Perfetto. Qua ci metto, mi metto qui ora. No, l'autosalvataggio, che palle ora. Ma non sono sicuro se cioè la cornice me la tiene o no. Boh. Perfetto. E dà la precedenza a quello che sta arrivando ora da qua. Quanta gente c'è ora? 1 su 19, vabbè. Pian piano arriveranno un po' di persone. Perfetto. Perché? E niente. Mamma, ci sono medici? Perfetto.
Allora, metto qua, tipo. Un attimo, faccio delle belle foto, diciamo, al treno. Perfetto, bellissime, sono venute belle foto. Ah, non ci stavi tu. Capito, capito. Magari così, ora dato che ho messo questa linea qua, invece di prendere il treno, cioè di andare in macchina, giù così, magari prendono l'autobus. Comunque, quello che dobbiamo fare oggi lo abbiamo fatto. Oh, si sono svegliati finalmente a prendere questi treni. Oh, dai. Quello che dobbiamo fare oggi, signori, l'abbiamo fatto. Io dico che per adesso può. Maronna. Per adesso può andare bene. Vediamo un po' cosa abbiamo qua che esce fuori ora. Penso il dato regionale dell'Italia. Esatto. Comunque, penso che per oggi possa andare bene. Questo qua invece quanto stanno? 16 su 101, dai. Ci vorranno un po' di gente da caricare qua e là. Comunque, sì, quella no, quanta gente di colpo. Qua ce ne stanno 19 solo sul trenino qua, quindi tra poco arriviamo al limite. Comunque, qui ci stanno i treni, sì, quant'è che sono? 16 su 101. E qua giù c'è quello che si aspetta. Sì, 81 persone. Va bene ragazzi, allora io intanto vi saluto con questa bella tripla che sta scendendo qua. Ci vediamo nella prossima live. Vi ricordo di lasciare un bel like sul canale di YouTube. Se guardate il video su YouTube, perché sto qui lo ricarico, vi lascio comunque il follow. Di iscrivervi al mio canale YouTube. Esatto, grazie a Totò. Di iscrivervi al mio canale Discord. E niente, io vi ringrazio tanto per essere con me. E niente, ci vediamo nella prossima live. E sto optando per vedere se riesco a ricominciare una live su GTA. Sempre se funziona o meno. Devo provare. Prossimi giorni sicuramente ci sarà un test. Vi ringrazio ancora tanto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao Totò, grazie di tutto. Ci vediamo.